Questi bambini hanno dei sintomi che sono gastrointestinali, quindi chiaramente confondibili con altre malattie in età pediatrica, ma hanno altri sintomi un po' più specifici. Per esempio, sudano poco o quasi non sudano per niente e questo determina una intolleranza chiaramente all'esercizio fisico o anche agli sbalzi di temperatura, per cui spesso sono bambini che non praticano attività sportiva perché chiaramente non sudando vanno in sofferenza durante lo sport. E possono avere anche delle crisi febbrili non spiegate che non passano con i classici antibiotici o antipiretici. L'altro sintomo importante è il dolore neuropatico, che colpisce il palmo delle mani e dei piedini, che è a sua volta scatenato dai rialzi di temperatura, per cui hanno proprio delle crisi dolorose. Quando hanno la febbre o quando fa molto caldo, quando ci sono dei balzi improvvisi di temperatura. L'aspettativa di vita dei pazienti affetti è ridotta perché sono coinvolti organi importanti come il cuore, il rene e il sistema nervoso. Diciamo che se in passato l'aspettativa di vita era ridotta in modo significativo di 20 e anche 30 anni rispetto alla media della popolazione, da quando è disponibile una terapia specifica, diciamo che l'aspettativa di vita, non dico che sia normalizzata, ma molto vicina all'aspettativa di vita normale. E la terapia è molto semplice: nella malattia manca un enzima non funziona e questo viene somministrato dall'esterno tramite delle infusioni che i pazienti fanno ogni 2 settimane. Attualmente in commercio esistono 2 formulazioni dell'enzima che noi possiamo somministrare ai pazienti, che sono un po' diverse per quanto riguarda diciamo, il modo in cui vengono sintetizzate e soprattutto sono diverse per il dosaggio. Sì, diciamo che adesso noi abbiamo dati a 15 anni, anche a quasi a 20 anni della terapia enzimatica e quello che abbiamo visto è che effettivamente la formulazione beta esistono dati robusti che possa rallentare moltissimo, in alcuni casi anche interrompere il peggioramento della funzione renale. E lo stesso vale anche per il danno cardiaco, soprattutto quando la terapia viene iniziata molto presto, quindi i pazienti che iniziano la terapia da giovani hanno dei benefici molto importanti anche a livello cardiaco.